Allora? Tutto a posto. Avete dormito? Ho ricevuto il dono delle stigma di ieri. Padre Pilo, padre Piloro. No, basta. No, allora, petto, schiena, braccia, polpacci e cosce. Infatti ciao lo stormo oggi. Vabbè, vuoi mica fare il martire. Appunto. Adesso... è qui che ti volevo, perché tu ieri hai saltato l'intervista. Veramente? E oggi la dovevi fare in storm. Se vuoi ti metto solo il casco, così non sei, nessuno sa. Sì, ma non ce l'ho, mi metto un casco qualsiasi. No, vabbè, la facciamo. Vabbè, dai, è uguale, dai. Tanto ieri... tua prima uscita vera e propria. Poi anche manca... già pontifica alle 9 del mattino. Non devi, non ti devi attaccare al tram. Questi sono messi proprio qui, sono questi che te lo tirano qui. Tu metti questi automatici qui. Tu metti questi automatici qui. Allora vedrai che questa ti assume la posizione chiusa. Se no ogni volta che ti muovi te li tiri verso il basso. Ti ritiri tra la là. Siamo alla messa pure il warm up. Fighissime le interviste, cioè, sì, da morire. Cioè, solo che adesso mi mancano ancora 4. Poi... Me la dovresti far rivedere poi, però no, le batterie vanno giù. No. Adesso sto già riciclando, ho già tutto riversato su CD, già passato a un po' Paolo. Già ce l'hai su CD? Sì, già. Non c'hai da dare a qualcuno prima che vada via, così non soffre troppo di lontananza? Sono 3 DVD, perché in Roth deve essere... Poi se qualcuno se lo vuole rieditare, eccetera. Le foto, dunque l'importante è averlo. Sì, sì, però no, l'importante poi è appunto farlo circolare. Ma non hanno più quel cazzo di spogliatoio di ieri? No, ma sì, però lo... Entonces, Mara Jade. No! Sì, sì, oye, tu prima salita è la 501. Non senti così duro. Guarda, è la prima. È la prima. Perché scogliste il personaggio di Mara Jade? Perché mi gusta molto. Da sempre? Sì. Da quanto è che ti occupi di Star Wars? E ti appassioni? Che? Tengo molta passione. Sì, ma da quanto tempo? Quanto tempo? Wow. Già come 7 anni. 7 anni? Ah, è vero. È buono. E pensi di investire molto tempo in futuro in questa passione? Sì, junto a... compartendo con Robert. Con Roberto, bueno, sì. Bueno. Come ti incontri nella 501? È un buon gruppo? Sì, un buon gruppo. Te sono gusta? Come famiglia. E claro che ora che te vas a regresare a Stati Uniti te va a juntar a una 501, sì, Garrison degli Stati Uniti. Sì. E sperando di regresare qualche vez qui a Italia, con lo della Italia. Non sé. Non sé. Non sé. Más fácil que nos vemos a salutarte allá, a tu sí, paese. Sì, sí. A visitare. Ah, bueno. ¿Quiere decir saludar a alguien? Saluda a todo el mundo. A todo el mundo. Ok, gracias. Viene. C'è un vestitino molto... No, è mio, è un trono. Nome? Non ci sta. Ariella. ID? IG7266. Ah. Perché? Come perché? Perché ho scelto quel numero? Sì, no, perché hai scelto di fare... Il gunner? Perché mi piace. Da quanto? Da quanto mi piace il gunner? Sì. Da sempre. Da quanto ti occupi di Star Wars? Qualche anno. E per quanto tempo ancora? Fino a quando crepo. Queste a parole e coi fatti? Fino a quando non sono incinta, perché poi non mi entra più la testa. Ah, beh, questa è una buona risposta. Come ti trovi nella 501? Da Dio. È caduto qualcosa? Non mi interessa. E pensi di fare altri upgrade al tuo costume? Indubbiamente. Sì. Passaggi di personaggio? Sì, anche. Anche, perfetto. Hai tempo e spazio per dire quello che vuoi. Evviva. Evviva. Passiamo un altro. Grazie, ciao. Tada! Ciao. È il tuo turno. ID. ID non ce l'ho, Reculo da Tommaso. Perfetto, quello è il tuo ID. È quello il mio ID. Perché? Aspetta che tu lo gli occhiali. Bravo. Perché hai truppato ieri?
Perché ho truppato ieri? Cazzo, la mia prima uscita. Ecco, da? Ho ricevuto anche il dono delle stigma, ti voglio dire. Vediamo, valutiamo. Due. Ce ne sono altre. E le altre che non possiamo vedere. Vabbè, perché Sand Trooper? Sand Trooper perché è bella, massiccia, violenta, poi bella sporca. Noi siamo quelli che lavoriamo. Il lavoro sporco? Il lavoro sporco lo facciamo noi. E perché 501? Perché 501? Innanzitutto la passione di Star Wars. Okay. Poi mettici anche una bella cosa per stare insieme, conoscere persone. Il gruppo ti piace? Il gruppo è bello, okay. Gruppo è bello. E poi in parte li conoscevo anche tutti, anche se non ero venuto. Foto, filmati, tutto a casa di Ciccio. Okay. Diamo la colpa a qualcuno. Ciccio, un nome, un programma. Ciccio e poi anche Ariel. Ok, va bene. Per quanto ancora? Nel tempo così, quando campo. Fino a quando fai un figlio che poi non si ma sta. Non sono il figlio, no, io no, Ariel. Appunto, fino a quando è colpa mia, sì, è collegata la cosa. Okay. Vedremo. Vuoi dire qualcosa ai posteri? Ai posteri? Sì. Ai posteri tipo... Se non ve lo meritate non venite alla 501, altrimenti restate a casa e non ve dico io. Ok, bravo. Ciao. Ciao. Sempre fine, eh? Sempre cosa fine è elegante. Una l'ho salvata ma non meritavano. Due o tre l'ho messa sul sito che l'ho aggiornato ma non di più. Però erano quelle fatte proprio in maniera di merda. No, quanti dei maschioni erano con lui. La cosa! Non era più il tuo verità! E chiaro! Allora, adesso visto che ti sei scappottato, ti identifichi? K6928, buongiorno. Da quanto? 27 aprile. Perché? 2006. Il gruppo di comando ha così voluto. Perfetto, in linea con le altre risposte. Da quanto ti occupi di Star Wars e annessi e connessi? Immemorabilità. E per quanto tempo ancora? Immemorabilità. Perfetto, mi sembra di sentire le stesse risposte del tuo comandante Vir. È il mio comandante. Sei un suo parente o un figlio illegittimo? Un sottoposto. Perfetto. Un sottoposto fedele. Perfetto. Cosa ti piace e cosa non ti piace da 501? Cosa mi piace? Cosa non mi piace? Nulla. Nulla, perfetto. Con questo puoi lasciare in due parole una parola ai posteri. Che l'imperatore vendi su di voi. Perfetto. Sempre. Grazie. Ciao. Preparate le armi, preparate le armi. Ciao! È inquietante tutto questo. Allora, matricola? Sì. Devi ancora ricevere l'ID? Sì. Come ti chiami? Ecco, da Cristina. Perché ti conci in questo modo? Perché mi chiede. Parla più forte. Sì.
mi diverto. Come mai hai scelto questo personaggio? Ma non lo so, ho ponderato un po' e mi ispirava, infatti sono contenta della scelta. E come sei venuta a conoscenza della 501esima Legione Italica? Girando per le fiere del fumetto. E cosa ne pensi di questo gruppo? Simpatico, però non mi trovo bene, spero di continuare così. Senti, ma quanto tempo, soldi e impegno sprechi per questa passione? Ma per la verità non molto, è stato faticoso fare il costume, però va bene così. Per quanto tempo pensi ancora di militare nelle file della 501esima Legione Italica? Vedremo. No, penso di continuare. E boh, puoi dire quello che vuoi. Ciao! Complimenti alla legione e ai fantastici costumi, sempre molto così, fa una buona impressione di loro. Volevo iniziare questo dibattito chiedendo ai due ospiti cosa ne pensano del fatto che tra la Star Trek e Star Wars possono essere definiti, visti e definiti, come la parte sinistra e la parte destra dell'emisfero cerebrale, mentre Star Trek è qualcosa di più scientifico, rigoroso, positivista. Il Roddenberry, cioè la serie classica e Next Generation, sono le Alpenice Luigi, due serie fortemente improntate al razionalismo, alla ricerca scientifica e a questo tipo di diplomazia, alla curiosità dell'uomo nei confronti della scoperta di nuovi mondi e di nuove forme di vita. Credo che, forse anche grazie all'influenza di Star Wars, della prima trilogia naturalmente, avvicinarsi ai giorni nostri, cioè con serie come Deep Space Nine, soprattutto proprio in Italia è stata vista poco e male. Speriamo di poterla vedere meglio. E io mi sono ritrovato, non parlo della musica, non parlo da solo, quanto la musica è inserita nei film. Star Wars poi comunque è uno swing, poi nei George Lucas viene da American Graffiti, quindi non riesce a smettere. Mi ho trovato in quanto a gusti musicali meno d'accordo perché è l'azione del momento. Come dice il posto per il software. Adesso l'hanno fatto perché l'hanno stato disperso.
per motivi, credo, di arroganza personale e di, credo anche di, come si dice, di, voglio dire, la fortuna di essere qui per sé, no? È stato disperso un patrimonio di autonomia eccezionale, da Michael Piller a Ronald Moore, che adesso è male, tutto quanto era stato fatto prima, dalla serie classica a oggi. Lasciamo perdere poi il discorso sui film, perché l'insurrezione della Nemesi è meglio che non parliamo. Credevo di esserci andato pesante. Vediamo un'altra cosa. Quando è uscito Guerre Stellari, stavo sentendo episodio 4. Vale, vale. Non ha funzionato, non ha funzionato. Io ho dato una volta che loro sono stati anche ospiti a convention del fantastico della fotografia che si fa. Appunto, facciamo le cose fatte bene. Io sono sempre stati fantastici. La transizione di questo effetto dalla televisione al cinema posso pagare, di Fetendoni via col fish che vengo in vacanza in Sicilia. Vieni quest'estate, dai! Ma io volevo venire anche la scorsa estate. So che ho sbagliato volo. Sono andato sotto le 4 ore. Capita, capita, la linea era la stessa. Era un last minute. E tu l'ultimo uomo non hai capito dove dovevi andare. Comunque i last minute da Torino sono un pacco, per la Sicilia. Mi dice 30 euro. Nel weekend e poi in realtà è le spese della benzina, come la benzina? Sì, le sigarette del pilota, e offre un cicchetto alla hostess, alla fine ti costano come un volo normale, cioè meno che il treno però. Quello tagliato alla riga, non si fa. Tagliamogli le palle. Vediamo se riesco a fare dall'alto. Ma
Ha detto che sono più colorate di me. Solo quello, digli, solo quello, sicura. Ha detto no, non è giusto, ci sono tre figlie, ha detto, solo che si fa perché squittisce, allora l'ho sentita fino a qua. Cos'è la moglie di una guardia come lei? Adesso vado là e gli dico, sai? Adesso gli dico, lo conosci White Watcher? Oh, non ho l'idea. Però mi serve la macchina fotografica. Partito! Motore. Azione! Via!
Io faccio la musica. Ta 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 ta. Macho, macho man, I got the feel. Occhio che passano sul fotografo. Ok, sì sì, le ho due, completamente buio e la... Completamente buio sicuramente si vede più scuracente. Mettetevi il casco se riuscite a vedere, che vi faccio delle riprese libere. No, sì. Un po' di livelli fai in mezzo di mi hanno dormito la testa con più forza. Ma facciamo dentro. Ma che dobbiamo fare adesso? Ma riprese libere, però col casco, perché qui è bellissimo. Sì, ma... Vai Paolo. È ancora lì. Andiamo.
No, sotto. È sotto che passa. Pronti sopra? Pronti? Posto. Non va bene stavolta? Speriamo. Thank you.
portiere che fa autogol. Già questo il punto di partenza che riguarda il racconto. È una storia che si riguarda il mondo del calcio, però non è sul calcio. In realtà è una storia sul su come il fumetto può criticare la società attuale, partendo proprio dagli può pagare il mutuo.